31esima edizione di Roma Sposa e siamo con la wedding e event planner Paola Canale, nota a tutto il territorio nazionale e internazionale. Buonasera Paola, benvenuta, grazie per essere con noi. Buonasera Erika e buonasera telespettatori. Allora Paola, io so che tu ti muovi nell'ambito, nel mondo del wedding da tantissimo tempo, ma anche nel mondo dell'eventistica in generale, quindi wedding planner e event planner. Raccontaci qualcosa di te. Sì, ho iniziato quest'anno, nel 2018 ho festeggiato i 18 anni, quindi sono diventata anche maggiorenne, 10 però in autonomia. Ho iniziato da Bologna e poi ho proseguito giù in Calabria. Da Bologna alla Calabria, cosa è accaduto nella tua vita? Qual è stato il passo che ti ha portato a fare questo trasferimento comunque così importante? Sì, è una scommessa. Ho voluto scommettere sulla mia terra, quindi fondamentalmente sono andata a Bologna, ho appreso girando anche, andando all'estero, girando per le varie città, e poi ho voluto portare la mia esperienza in quella che è la mia terra e quindi rendere quello che è il mondo dei matrimoni qualcosa di importante con delle chicche. È proprio una scommessa e sono ancora 10 anni che continuo a scommettere. Nella tua terra, quindi nella città di Reggio Calabria, nella regione Calabria, e noi oggi qui a Roma Sposa parliamo anche di Destination Wedding perché, come sai, c'è la borsa del matrimonio. Quanti sono gli sposi che effettivamente vengono in Calabria, perché abbiamo tante bellezze naturalistiche, paesaggistiche, quindi immagino che lavori molto anche in questo senso? Sì, proprio ieri ho concluso con una sposa che mi ha contattato dalla California e che si sposerà in Calabria. Era indecisa tra Scilla e Tropea, poi ha vinto Tropea. Però, sì. Quali sono le mete calabresi più richieste? Tropea in primis, è quella che va più forte insieme a Pizzo, Scilla, e adesso sta andando anche un po' di moda tutta la parte ionica della provincia di Reggio, quindi tutto ciò che è Roccella Ionica, famosa anche per il Jazz Festival, proprio queste, anche perché hanno dei posti e delle location mozzafiato. Più o meno quanti sono i matrimoni all'anno degli stranieri in Italia, in una media molto generalizzata in base alla tua esperienza? Io posso parlare della mia regione. Della mia regione l'anno scorso c'è stato un incremento notevole, soprattutto è stato un incoming più che altro, più che dei calabresi che vivono all'estero, proprio dell'estero che si è voluto trasferire e vivere dei luoghi diversi, quindi i numeri sono stati veramente alti rispetto agli anni passati. Quindi effettivamente c'è una crescita, un incremento del pubblico straniero anche in Italia. Paola Canale, dove ti troviamo? Reggio Calabria, e un po' tutta la Calabria, e poi Bologna, che sono le mie due sedi, e poi seguo le mie spose dove vogliono. Quindi da nord a sud un unico riferimento, Paola Canale, la trovate anche chiaramente su tutti i social.